Ciao a tutti e benvenuti oppure bentornati. Oggi è l'ultimo giorno del mese, quindi giorno di BookTube Italia Legge Indipendente. Per chi di voi ancora non conoscesse il progetto, vi racconto in breve di cosa si tratta. Dunque, è un progetto ideato da Eleonora del canale Misto Ortellino con lo scopo di far conoscere sempre di più le case editrici indipendenti e il loro catalogo. Quindi tutti i mesi si seleziona e si estrae una casa editrice indipendente e spulciamo fra il catalogo e ognuno di noi sceglie un libro che lo incuriosisce. E poi l'ultimo giorno del mese tutti i booktuber che partecipano pubblicano il video in cui raccontano di questo libro, cioè del libro che hanno scelto della casa editrice indipendente del mese. BookTube Italia Legge Indipendente non è solo su YouTube, c'è anche un canale Instagram. Un profilo Instagram, scusate, e vi lascio il link qui sotto insieme a tutti gli altri riferimenti perché c'è anche un blog. Quindi potete sbizzarrirvi come preferite, sia con i video di YouTube, sia seguendo la pagina Instagram che vi straconsiglio perché è un ottimo modo per conoscere libri che diversamente magari non arriverebbero nel nostro radar. Insomma, io stessa scopro case editrici che prima non conoscevo nemmeno e sento che da quando partecipo sto davvero ampliando molto il mio spettro di lettura. Quindi vi consiglio di andare a seguire tutti i vari canali e i vari social e infatti qui sotto poi vi lascio i canali degli altri booktuber che partecipano alla BookTube Italia del mese di agosto. Per il mese di agosto quindi la casa editrice indipendente selezionata è stata la Becco Giallo. Ora, anche in questo caso io non la conoscevo, diciamo che ci sono state delle case editrici indipendenti che conoscevo già e diciamo ho approfondito, mentre invece come in questo caso case editrici che proprio non sapevo neanche esistessero. La Becco Giallo è una casa editrice molto particolare. Perché è una casa editrice molto particolare? Perché è una casa editrice con uno spiccato impegno civile, nel senso che pubblica in particolare fumetti con l'intento di toccare temi appunto di interesse civile. Tra l'altro, cioè, ve lo faccio vedere alla fine. Quando ho ordinato il libro è arrivato con dentro una targhetta molto molto particolare in cui c'è scritto Becco Giallo e poi c'è scritto caution, tipo attenzione, e lo giri e c'è scritto una frase molto particolare che vi voglio lasciare però per la fine di questo video. Il libro che ho scelto io è ovviamente un fumetto e il fumetto in questione è Dimenticare Tiena Amen di Davide Reviati, ovviamente edito dalla Becco Giallo. Prima di tutto voglio dirvi che io non sono una lettrice di fumetti, nel senso che prediligo il romanzo e quindi questa per me è stata anche una sorta di avventura, una sorta di sfida, perché sì, io e i fumetti non andiamo tanto d'accordo, non che non mi piacciono, ma devo dire faccio più fatica ad approcciarmici, ecco. Quindi ho trovato questo mese con la BookTube Italia e Legge Indipendente uno stimolo in più per, diciamo, allontanarmi dalla mia comfort zone e leggere un genere che di solito non fa parte delle mie letture. A questo proposito voglio chiedervi voi che tipo di lettori siete, cioè preferite i fumetti, preferite i romanzi, leggete di tutto? Siete monotematici come me, cioè monogenere come me, che vado praticamente solo sui romanzi o ampliate? Se volete fatemelo sapere nei commenti. Detto questo, Dimenticare Tiena Amen è stata una scelta dettata da un romanzo che avevo già letto, che ho letto quest'anno, e che è Non dite che non abbiamo niente di Madeleine Tien, edito dalla 66 & Second, anche questa è una casa editrice indipendente. E tratta anche il tema di Tiena Amen, e io mi sono resa conto che sul tema non sapevo praticamente nulla, quasi, cioè non è che adesso sappia tantissimo, sia diventata un'esperta, però quel libro è stato uno stimolo ad approfondire sempre più. Per cui quando ho trovato questo nel catalogo della Becco Giallo ho detto ok, questo è il mio perché volevo appunto approfondire la questione di Tiananmen. Parlando del fumetto di per sé, ora ve lo faccio vedere un po' perché giustamente è una parte molto fondamentale, è un fumetto che come potete vedere è scritto veramente molto molto in grande, ci sono alcune tavole che non presentano neanche fumetti o parole o cioè proprio sono solo immagini, quindi in realtà si legge molto velocemente e questa è stata la mia difficoltà, cioè io non essendo abituata a leggere fumetti, l'ho letto tipo veramente, non so, mezz'ora
E quando ho finito ho detto no, ma io non ho capito niente. Cioè, no, cioè proprio non mi aveva lasciato niente, ma non perché non dica niente il libro, ma perché io non l'avevo letto nel modo giusto. Mi sono proprio resa conto che la modalità di lettura di un fumetto è completamente diversa dalla modalità di lettura di un romanzo. Quindi l'ho riletto, insomma, cioè, perché proprio ho detto è impossibile, cioè, non voglio che sia una lettura di questo tipo, perché sarebbe stata proprio una lettura sprecata. Morale, sono tornata all'inizio e me lo sono riletta con calma, perché mi sono proprio resa conto che una grandissima percentuale delle cose che vengono raccontate sono raccontate dalle immagini, non dalle cose che sono scritte. E lo so che sembra un'ovvietà, ma essendo abituata a leggere romanzi, devo dire che mi sono dovuta quasi allenare a leggere un fumetto. Di questo fumetto voglio parlarvi di vari temi. Uno di questi è il fatto che ci sono delle parti molto intense, secondo me, e delle parti invece un po' più confuse. Quelle un po' più confuse sono quelle in cui vengono citati molti nomi, ed è infatti molto bello che alla fine ci sia, vi faccio vedere, una cronostoria praticamente di cosa è successo a Tiananmen, quindi le varie date, i vari personaggi. E questo mi ha aiutato tantissimo. Sono anche contenta che sia stato fatto alla fine, cioè non all'inizio, perché in questo modo credo uno si possa gestire meglio proprio l'esperienza di lettura. Però è giusto che alla fine ci sia un attimo un sunto, perché se no alcune cose non sarei riuscita a metterle in fila, ecco. Detto questo, un'altra cosa che ho apprezzato molto è questa parte, cioè per saperne di più. Credo che sia fondamentale, perché questo non è un fumetto che spiega, non è un fumetto che mette un punto, ma è un fumetto che, parlando tanto delle sensazioni, tocca gli eventi, ma non spiega gli eventi. È molto più centrale il tema e il ruolo di cosa sentono le persone, dell'esperienza che hanno vissuto uomini e donne vere, no? Quindi tutto quello che riguarda la storia, il perché, le ragioni, è accennato, ecco. E credo che avere una lista di pubblicazioni che trattano del tema sia un'ottima idea, perché è un libro che stimola curiosità. Cioè, questo è un fumetto che una volta terminato ti fa dire ok, fammi sapere di più, però, cioè, non posso fermarmi solo a questo, perché è troppo forte la suggestione che crea sulle sensazioni per non sapere di più sugli eventi stessi, ecco. O meno, questo è quello che ho percepito io. C'è una parte molto bella, che è la parte del vuoto. Ora ve la faccio vedere. Ed è questa, che inizia così, e dice vuota, vuota la piazza di Tiananmen, e fa tutto un contrasto, dicendo ad esempio: non c'è Ding Zling, sua madre, che cerca di trattenerlo fino all'ultimo, non c'è il soldato, non c'è lo sparo, non c'è il compagno di scuola che corre con lui, che si gira e non lo vede più, non c'è la sua maglietta gialla con una rosa rossa sulla schiena. Non ci sono i tank, i carri armati dell'esercito che sparano sugli edifici, sulle case attorno. Non ci sono quelli che muoiono nelle cucine, nelle stanze colpite dalle cannonate. Ed è tutto così. È tutto fatto per non ci sono. Ed è questa assenza che sottolinea ancora di più la volontà del governo di non parlare dell'argomento, di cancellarlo dalla memoria. Proprio il fatto che la piazza sia vuota e che queste persone non ci siano, non è solo perché ovviamente è una cosa passata e queste persone non ci sono più, ma non c'è, vuole proprio dire che il governo cinese non vuole che ci siano state, non vuole che ci sia un ricordo di queste persone. Ecco, per me questa è stata la parte più forte, più intensa e anche un po' più difficile, devo dire, da sostenere, perché davvero non è solo il dramma e la sofferenza che è successa in quei giorni, ma proprio la volontà di cancellare tutto un mondo di persone che hanno dimostrato e che sono state arrestate, uccise o comunque hanno perso dei cari, ecco. Quindi questa parte secondo me è la più bella di tutto il fumetto, e tra l'altro si può vedere anche dalle immagini, ad esempio all'inizio i volti sono abbastanza nitidi e dopo invece pian piano diventano più sfocati, ecco, vedete. Ed è questo che vi dicevo quando dicevo che ho dovuto rileggerlo, perché
proprio perdevo dei pezzi non osservando bene le immagini. Invece nella seconda rilettura, guardando più che leggendo, ho vissuto il libro tutto in un altro modo, ecco. Quindi sono davvero contenta di questa cosa perché mi ha insegnato qualcosa in più. Poi mi è piaciuto incredibilmente il confronto tra Occidente e Oriente, che rimane in un certo modo neutro, nel senso che non viene detto l'Occidente va bene e l'Oriente è tutto sbagliato o viceversa, anzi si pongono a confronto caratteristiche dell'una e dell'altra così come sono, per quello dico neutro, perché non è che l'autore prende una posizione e dice no, questa cosa dell'Occidente è veramente in antitesi positiva o in antitesi negativa, ma lascia a te lettore la possibilità di farti un'idea. Infatti c'è una parte che dice con questa frase volevo dire soltanto che lei in Cina non deve cercare di capire la ragione dei cinesi, che è molto semplice, sana e quasi infantile, bensì il cuore dei cinesi, che è invece complicato, ha patito molti dolori ed è vecchio, vecchissimo. Per cui è un contrasto che secondo me, più che tirare fuori punti negativi che mancano a una cultura rispetto all'altra, stimola la positività nella singola cultura che viene, diciamo, analizzata in quel momento lì. Ho imparato, grazie a Dimenticare Tiananmen, la lettura osservante, non so come si dice, però una lettura in cui mi fermo a guardare, che è una cosa che non faccio mai, perché leggendo un romanzo semplicemente mi immagino le cose che leggo, mentre invece qui sono disegnate ed è stata davvero un'esperienza per me, perché non sono abituata a una lettura di questo tipo, quindi è stato un insegnamento di un tipo di lettura diverso dal solito. Per cui se vi piacciono i fumetti, se vi piacciono i fumetti in particolare con uno spirito e un taglio di impegno civile, la Becco Giallo è la casa editrice che fa per voi, hanno un catalogo veramente molto ampio, si può ordinare direttamente dal sito, tra l'altro, io ho fatto così, e ha un catalogo che ha in effetti questo tema, per cui se questo tema non è di vostro interesse forse faticherete a trovare qualcosa, ma il fumetto è fatto molto bene, mi piace che ci siano tavole così vuote tra virgolette di parole e piene di immagini che creano il significato, ecco, questo mi è piaciuto tantissimo, ma l'ho scoperto solo alla seconda lettura, per cui io ve lo consiglio tantissimo. Se volete saperne di più su Tiananmen, non tanto però a livello di eventi, di personaggi e di concatenazioni di causa-effetto, ma piuttosto a livello di persone, ecco, questo sì, mi sento proprio di dire così. Quindi da leggere se volete immergervi in un tema di cui si parla poco, perché se ne parla poco, dal punto di vista delle persone, con una lettura lenta e basata sull'osservazione più che sulla lettura delle parole. Proprio per sottolineare l'impegno civile di questo fumetto, volevo dirvi che la prefazione è di Riccardo Nuri, se si pronuncia così, di Amnesty International, ed è una prefazione molto dura. Quindi si percepisce proprio la volontà della Becco Giallo di portare non solo una storia che è successa, ma una storia che è viva ancora oggi proprio per la volontà di essere dimenticata, cioè la volontà del governo cinese di far dimenticare questi eventi. Per cui sì, davvero un grande grande impegno civile. Come promesso all'inizio del video, vi faccio vedere il cartoncino che ho trovato all'interno del libro quando è arrivato il pacco. Quindi è molto semplice, c'è scritto Becco Giallo fumetti di impegno civile e poi girandolo c'è scritto Caution, reading books may cause indignation. E penso che sia proprio, non so, uno statement fortissimo e bellissimo della loro idea, della loro linea editoriale. Cioè, leggere può causare indignazione, che è forse un sentimento che si percepisce poco, nel senso che ci si indigna, ma piuttosto ci si forse offende o ci si sente scoraggiati, ma l'indignazione vera credo che sia un sentimento molto forte che almeno io provo, ma provo, come dire, in modo sfumato. E invece devo dire che è vero, leggere questo libro mi ha fatto sentire davvero indignata, mi ha fatto sentire una sorta di peso dentro,
una sorta di volontà di, o necessità di storcere il naso e dire no, ma questa cosa non può essere dimenticata. E allo stesso tempo il tema dell'indignazione non ha compartimenti stagni, cioè se ci si indigna per una cosa successa nel passato, e poi non si vede cosa succede nel presente, cosa succede con in tutto il tema degli immigrati, cosa succede con temi che vengono spesso accantonati, allora è un'indignazione a compartimenti stagni, un'indignazione che funziona solo nel passato, che è facile, no? Perché tanto ormai è andata così, è facile indignarsi per una cosa o un evento, tra virgolette, concluso, mentre invece è molto più difficile indignarsi per qualcosa su cui poi si può davvero agire. Ecco, io l'ho vissuta così questa frase e è anche uno stimolo per me nel non adagiarmi e nel indignarmi attivamente, ecco, nel avere un'indignazione che poi ha una qualche azione che segue, no? Quindi un'indignazione, per fare un gioco di parole. E insomma, se non si fosse capito, l'Abecco Giallo è davvero una casa editrice che stimola a pensare e lo fa anche su temi attuali, per cui questo mi è davvero molto molto piaciuto. Vi lascio con l'ultima frase scritta di questo libro, che è Per i martiri della libertà, e non è scritto all'inizio, ma è scritto alla fine. E questa secondo me è una chicca che però indica la volontà di questo libro, cioè la volontà di far sì che ci sia voce per quello che è successo e che sia possibile continuare questo libro, che questo non sia un libro che si chiude e si mette via, ma il fatto che la dedica sia alla fine è proprio indicativo per me del fatto che è un libro che porta a stimolare, ecco. E questa cosa mi è piaciuta tantissimo, davvero. È una cosa piccola, perché è proprio alla fine, non è che siano state spese tante parole o fatti dei disegni meravigliosi, è proprio così, cioè nero su bianco con accanto una pagina nera che per me ha un significato fortissimo, quindi davvero uno di quei libri che ci metti poco a leggerlo se non vai a fondo, altrimenti ci metti una vita, come è successo per me. Questo video è così terminato, vi ricordo che qui sotto nell'info box trovate tutti i riferimenti di cui ho parlato durante il video, io vi saluto e vi auguro buona lettura. Ciao!